Allora, passiamo ad Andrea. Dal punto di vista sensoriale, come si mette in scena, come si lavora su un conflitto? Più che come si lavora, io direi, immaginate se non potessimo utilizzare i cinque sensi, cioè probabilmente non vivremmo il 30% della nostra esistenza. Lo stesso vale sulla pagina, e senza conflitto non avremmo alcun tipo di empatia e non avremmo consistenza nel nostro personaggio, ma il conflitto nasce dall'interno, cioè nasce da un movimento interiore verso qualcosa o qualcuno. I sensi ci aiutano a percepire questo conflitto nel mondo. Tendenzialmente è bene utilizzarne, in particolare in un racconto breve, due o tre, cioè focalizzarsi sulla percezione sensoriale di tutti e cinque sensi è molto complesso e si rischia di fare confusione. Immaginate di dover risolvere un conflitto acuendo un senso specifico, di riuscire a percepire ciò che il mondo che ci circonda nel momento esatto in cui il conflitto può essere risolto, come lo vede il nostro protagonista. Qualsiasi sia il conflitto, in base al senso che scegliamo, avremo quasi dei punti di vista diversi, perché ogni senso ci stimola determinate reazioni emotive. È impossibile limitarsi a descrivere i sensi o a descrivere le emozioni, cioè bisogna metterle in scena. Quindi attraverso l'azione del nostro personaggio che reagirà, ad esempio anche a una scena di un litigio, non sarà soltanto la descrizione del litigio, sarà il coinvolgimento sensoriale del nostro protagonista durante il litigio. E questo può avvenire soltanto se si utilizzano non soltanto termini specifici, e quindi io consiglio sempre quando facciamo le lezioni sui racconti di scegliere, di avere sempre a portata di mano un vocabolario o appuntare le parole che si ascoltano e si sentono, perché spesso ci sono tantissimi modi di scrivere i sensi, di descrivere una percezione visiva piuttosto che uditiva. Il meccanismo utile è quello di acuire i propri sensi. Io questo lo suggerisco sempre, lavorare sul percepire e sul sentire. Noi spesso siamo abituati, ormai per comodità, perché l'evoluzione ci ha permesso di essere più comodi, di non utilizzare i sensi la maggior parte delle volte per sopravvivenza. E questo che significa? Significa che siamo un pochino meno allenati. Vi capita mai, questo lo chiedo spesso, di sentire un odore, un profumo per strada e avere immediatamente il ricordo di una persona o di qualche cosa che vi è accaduto in passato? Ecco, attraverso l'allenamento sensoriale, noi riusciamo poi a mettere in scena sulla pagina un conflitto migliore perché lo sentiamo di più. Quindi credo che il consiglio che mi sento di dare su questo, io ci lavoro molto sull'udito e sull'olfatto in particolare, sia di acuirli questi sensi e di fermarsi a riflettere su ciò che percepiamo. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.